Buongiorno a tutti e benvenuti. Vorrei innanzitutto ringraziare la GICOM per aver dato il suo patrocinio a questa iniziativa e altrettanto vorrei fare per l'università che non solo ha dato il patrocinio ma ci ospita in questa splendida sede, uno degli esempi più belli, più suggestivi dello stile neoclassico napoletano. Io sono membro di AIPPI, un altro promotore di questa iniziativa, e desidero spendere due parole per presentare l'associazione che forse non tutti conoscono qui. L'Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale è una delle associazioni più antiche esistenti nel mondo. Fondata nel 1897, è presente in quasi 130 paesi. E lo scopo è proprio quello di promuovere la protezione della proprietà intellettuale attraverso lo studio delle varie tematiche che vengono individuate di anno in anno e attraverso il confronto tra i vari gruppi nazionali. E l'idea è quella di creare, di migliorare naturalmente la tutela offerta dalle leggi nazionali, dai trattati internazionali, ma soprattutto l'idea è quella di raggiungere dove è possibile un'armonizzazione della disciplina, in modo che il cittadino italiano, per esempio, possa ottenere lo stesso trattamento, la stessa tutela anche in altri paesi che aderiscono all'associazione e trattati internazionali. Tutto questo avviene con l'individuazione di anno in anno di alcune tematiche, di alcune problematiche che devono essere sviluppate poi con lo studio nei vari gruppi nazionali. In Italia esistono diversi gruppi di studio relativi a settori diversi della proprietà industriale, i settori più classici come la tutela dei marchi, dei brevetti, ma naturalmente c'è il diritto d'autore di cui oggi parliamo, ci sono i problemi che riguardano le nuove tecnologie, la biotecnologia, sono veramente, i gruppi di studio sono diversi e possono suscitare, diciamo, l'interesse e la curiosità di tutti quelli che si avvicinano a questo mondo. E mi fa piacere che ci siano tanti studenti che oggi hanno partecipato a questo incontro, perché forse loro hanno una maggiore sensibilità rispetto a noi per le problematiche di cui oggi parleremo, del diritto d'autore, perché qui si parla, il problema fondamentale è nelle nuove tecnologie. Abbiamo visto che i legislatori di tanti paesi, ne parlavamo prima, hanno cercato di affrontare i problemi che sono stati posti dai social network, dalle varie piattaforme che ormai sono presenti in tutti, sono raggiungibili da ogni angolo del mondo, e c'è la possibilità, grazie alla nuova tecnologia, di aggirare quelle che sono le leggi. Naturalmente tutti i ragazzi che sono qui presenti oggi hanno forse più di noi dimestichezza con le nuove tecnologie, e se si appassionassero a questo tema sarebbero in grado forse di prevedere meglio di noi in che direzione ci dobbiamo muovere, come orientare la produzione legislativa e quali potrebbero essere i problemi che vengono fuori da un nuovo tipo di telefonino, dall'evoluzione della tecnologia, orientare così il lavoro del legislatore. Auguro buon lavoro a tutti e cercato di essere breve per non prendere tempo a chi viene dopo di me.